Senta, il silenzio del Premier oggi, tanti quotidiani liberali e non solo, su questa cosa sono molto molto perplessi. A questo momento, io sono davanti alle agenzie, il Premier non ha parlato ancora, oggi il Corriere dice ma il Premier della Repubblica, mi pare anche d'avanzo il Premier dove sta, insomma questo silenzio, cosa aspetta Berlusconi a parlare? Io ho detto però sul Corriere che lui si è dissociato totalmente, cosa che fa sempre dal giornale. Io le posso dire questo con tutta onestà. Io martedì ho chiesto un incontro con Berlusconi, perché lo conosco da molto più di anni, già tanti anni, chiedendogli di incontrarlo, e lo ripeto pubblicamente, perché temo che le persone che sono vicine a lui lo stiano riempendo di una serie di idiozie, compreso gli ultimi arrivi dopo la Russa, dopo Gasparri, adesso abbiamo anche Daniela Santanchè, che si mette a fare il consigliere del Premier. Forse con qualcuno che lo conosce da più di due persone che hanno solo avuto da lui e abusato della sua amicizia, qualcuno che non ha nulla non ha bisogno di nulla da Berlusconi, ma gli potrebbe dare un consiglio lucido su quello che sta accadendo. Perché lui ha una grande responsabilità. Noi abbiamo un paese che rischia di crollare per sempre. Noi abbiamo bisogno di coesione, di gente di diverso tipo, anche Fini, che potrebbe essere la Lega, che stanno tentando di portare il paese sulla dritta via. Non abbiamo bisogno di bombaroli del giornalismo, che forse pensando di fare un favore al Premier, perché sono i giapponesi, quelli che sparavano dopo negli anni 50 che era già finita la guerra, no? Allora, per dirgli come stanno le cose, perché forse qualcuno non gli sta raccontando la verità. Sì, questo siete più di uno a dirglielo, però qualcuno dice che un po' non è più un ragazzino, quindi ci sono anche degli annebbiamenti, si dice che Tremonti lo chiami nonno, eccetera. Altri dicono che è in questo bunker mentale, come dice lei, dove c'è Daniela Santanchè, Straguadagno, tutti questi falchi. Ma può Daniela Santanchè, Straguadagno, diventare consigliere del Premier d'Italia? Mi scusi, se lei mi parla di Tremonti, io ho un grande rispetto per, pur avendo delle polemiche private, e le avrò di nuovo sui problemi d'Italia, la cultura, sulle sue affermazioni, però è una persona di grande intelligenza e preparazione, ma non, se scendiamo a livelli diversi, allora ci spaventiamo tutti, perché forse è il caso che oggi, proprio con una sede di Comitato Liberazione Nazionale e di Salvezza del Paese, si siedano davvero intorno al tavolo, mettendo da parte tutte le cose, però poi obbligando anche i giornali a non incendiare laddove non serve incendiare e a fare delle cose che sono... Comitato di Salvezza Nazionale che ci liberi da questi... Ma stiamo scherzando, ma qui tra un po' si mano al prezzo i gossip alla corona, diventa più importante di sapere se quindi che non ci liberi della Santanchè di Straguadagno, ma di Corona o di chi? No, dico il pettegolezzo e il chiacchiericcio. Ma che c'entra con la Santanchè? Stavo parlando della Santanchè, onorevole. No, perché secondo me siano legittimata dal consiglio al Premier. Sì. In qualche modo questo. Certo. Trovo che la Santanchè è una cara ragazza, ma con... non ha preso, oltretutto ha tradito 40 volte tutti, per cui fare la storia delle persone, no? Perché sennò. Ma sembra che sia sponsorizzata da questo persona, questo Bisignani, questo. Non mi risulta. Pare che Bisignani sia un po' quello che l'abbia rilanciato, insomma pare, c'è sui giornali. Non le risulta. Senta, com'è possibile che nella psiche di Berlusconi acquisti un ruolo una persona come Daniele Santanchè che la accusava di averle chiesto insomma la fica sostanzialmente? Perché in un momento di grande confusione, spesso che le persone più importanti, poi vuoi avere vicino delle persone, ragione. Vuole avere vicino delle persone perché va via la sua voce. Pronto? Mi danno ragione. Ah, dicevi, stavi concludendo il tuo pensiero, dicevi ha bisogno di persone che gli diano ragione, ma cos'è, demenza senile? No, per favore, non esiste presente il consiglio, che non è nemmeno di stato, credo di che è una brutta malattia e non credo che appartenga al presidente del consiglio. Credo solo sia il classico problema che hanno avuto anche tanti altri capi di governo, da Craxi, che poi a un certo punto si circondano di persone che magari li creano meno.
meno problemi, però poi alla fine gliene chiedono di più grandi. Senta, invece, spostando il tiro sulle donne, allora abbiamo visto colpita la Marcegaglia, che è presidente di Confindustria, ed è un buon presidente di Confindustria secondo me, sobrio, pacato, cioè mi piace come figura. Poi però quello che mi ha colpito, voglio la sua riflessione, magari qui è più libero di parlare su questo tema, è sul fatto che ha taciuto Berlusconi e vabbè, però hanno taciuto anche le donne, cioè voi come FLI siete intervenuti, ha parlato Fini e questo vabbè, già... Io ho fatto un'ansia dopo 10 esatto, voi come FLI avete fatto il vostro passo, giustamente parla il numero uno, parla per tutti, quindi diventava pleonastico che parlaste anche qualcun altro o le vostre donne. Invece quello che mi ha molto colpito è il silenzio delle varie Saltamartini, Lorenzin, cioè tutte quelle figure del PDL femminile che su qualsiasi cosa che si tocca alle donne dicono e fanno comunicati a raffica, perché intasano le agenzie tutti i giorni. Caspita, ma qui si è attaccata anche una donna, come spiega questo silenzio? Io in questo caso direi fortunatamente, perché trovo molto noioso quando questa cosa politica di corretta di distinguere il fatto dal fatto se accade una donna o un uomo, a me è sempre annoiato questo, lo dico. Qui però c'è in ballo l'attacco a una donna di un dossieraggio, diciamo, cioè è il totale, sì, vabbè, non deve esserci politica di corretta. È il presidente del Confindustria, appunto, fine, poi che sia uomo o donna per me. Esatto, e questo silenzio comunque... Allora, è normale che nessuno abbia parlato. Ma no, ma tutti quelli di Forza Italia aspettano sempre che decida qualcosa Berlusconi prima di parlare. Ecco, veniamo al nocciolo politico, scusi, non è che sul discorso di genere sono d'accordo con lei, ma qui si va oltre, c'è la solidarietà femminile. E qui riformulo la domanda, laddove entra in conflitto con l'indicazione del capo viene meno, no? Tradotto. Può essere sicuramente. E questo come su questo che constatazione lei dà? Nella vita le persone si pesano per il coraggio, non certo per, non solo per l'obbedienza. Lei le farebbe piacere vedere anche donne più coraggiose che dicono, come ha detto Angelo Napoli, che abbiano anche il coraggio di dire di no al proprio capo? Io vorrei vedere donne preparate più che coraggiose, perché in questi anni abbiamo visto tante quote rosa criticare altre donne dimenticandosi di come era arrivato a entrare in quelle quote rosa, perché insomma esatto, quindi è un modo politico, non è una questione di genere.